seduta di insediamento della 10ª legislatura. Eletto l'ufficio di presidenza. Presentata la nuova giunta. 7 giorni in consiglio. Il Consiglio regionale si è riunito il 30 giugno per la seduta di insediamento della 10ª legislatura. Presieduta dal consigliere anziano Giovanni Corgnati, Partito Democratico, e dai segretari temporanei Alessandro Benvenuto, Lega Nord, e Daniele Valle, PD, sono stati svolti tutti gli adempimenti istituzionali. Il consigliere Domenico Rossi, Partito Democratico, è subentrato ad Aldo Reschigna, eletto nella lista maggioritaria nella circoscrizione VCO, che ha optato per il seggio circoscrizionale. Si sono poi svolte le votazioni per l'elezione dell'ufficio di presidenza e in chiusura di seduta il presidente della giunta, Sergio Chiamparino, ha presentato i componenti dell'esecutivo. In primo piano. Nella seduta di insediamento, con 36 voti a favore, 10 schede bianche, 5 schede nulle, è stato eletto presidente del Consiglio regionale Mauro Laus, il cui nome è stato proposto dal consigliere Davide Gariglio, Partito Democratico, a nome di tutti i gruppi di maggioranza, mentre Gilberto Pichetto Fratin, Forza Italia, non ha proposto alcun candidato e ha annunciato l'astensione dei gruppi Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. L'Assemblea ha proceduto all'elezione dell'ufficio di presidenza. Eletti come vicepresidenti Nino Boeti con 29 voti e Daniela Ruffino con 13. Alla carica di consiglieri segretari sono stati eletti Angela Motta con 34 voti, Gabriele Molinari con 30 e Alessandro Benvenuto con 13. I candidati della maggioranza sono stati proposti da Davide Gariglio, Partito Democratico, mentre quelli del centrodestra sono stati presentati da Gilberto Pichetto Fratin a nome di Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d'Italia. Per la votazione sui consiglieri segretari, Davide Bono, Movimento 5 Stelle, ha proposto il nome di Stefania Bazzella, che è risultata non eletta. Dopo l'insediamento del nuovo ufficio di presidenza, sono stati svolti gli interventi inaugurali di legislatura. A quello di neopresidente dell'Assemblea Mauro Laus è seguito l'intervento del presidente della Giunta Sergio Chiamparino, che ha presentato i componenti dell'esecutivo e ha auspicato una stagione di confronto e dialogo.